Buongiorno. Oggi, sempre considerando il gas dal punto di vista microscopico, ci occupiamo della pressione. Non faremo grossi calcoli, però, tanto per capirci, vogliamo capire cos'è la pressione molecola per molecola. Prendiamo un palloncino e ci mettiamo un gas all'interno. Se noi aggiungiamo del gas, vediamo che il palloncino aumenta la sua circonferenza, il suo raggio, si espande in sostanza. Esiste una forza che è responsabile di questo e chi esercita tale forza? Ovviamente le molecole spingono, sbattono, urtano contro le pareti del palloncino e ogni molecola esercita su una microsuperficie una microforza. Noi sappiamo che la pressione è forza fratto superficie e quindi otteniamo una micropressione locale in un particolare punto del palloncino. Ovviamente la pressione è data dalla somma di tutte queste micropressioni. Ma io non posso conoscere ogni micropressione perché ogni molecola va a una velocità diversa e quindi avrà una forza d'urto diversa. Per ragionare, uso anche in questo caso la statistica. Non entriamo nel calcolo, non è interessante, però si può dimostrare in qualche modo che la pressione all'interno del palloncino è data dal numero di molecole per la massa del gas per la velocità quadratica media, diviso 3 volte il volume del gas. N ovviamente non ha unità di misura, m si misura in chilogrammi, la velocità quadratica media si misura in metri al secondo e il volume si misura in metri cubi. Quindi proviamo a vedere se il Pascal, che noi conosciamo essere forza diviso superficie, ha un'unità di misura uguale a questa formula. Questa formula abbiamo messo niente per quanto riguarda il numero di molecole, chilogrammi per quanto riguarda la massa, velocità al quadrato, eccola qua, per quanto riguarda la velocità quadratica media, il 3 non ha unità di misura e il volume è 1 fratto metri cubi, perché si trova al denominatore. Otteniamo esattamente la stessa unità di misura del Pascal, quindi questa formula funziona davvero. Interessante analizzare come avviene un urto contro la parete che contiene il gas. Una qualsiasi molecola che ha una direzione obliqua rispetto alla parete urta e se ne va da questa parte, creando un angolo teta, ok? Quest'angolo qua, che ipotizziamo sia uguale a quello di incidenza e quello di riflessione, perché l'urto lo consideriamo elastico, quindi non c'è una perdita di energia da qualche parte o di quantità di moto. La quantità di moto è massa per velocità, quindi analizziamo separatamente prima lungo x e poi lungo y quello che accade. Scomponiamo quindi i vettori lungo x, lungo y, prima dell'urto, lungo x e lungo y, dopo l'urto. Se guardiamo la differenza, il delta di quantità di moto, abbiamo prima questo vettore e dopo questo vettore. Noi sappiamo che un delta è sempre dato dal vettore finale, eccolo qua, meno il vettore iniziale. Quindi hanno un verso opposto perché abbiamo scelto la x che va a destra, quindi questo qua sarà positivo e questo qua invece sarà negativo. Se facciamo i calcoli, eccoli qua, otteniamo il doppio della quantità di moto lungo x. Quello che invece succede lungo la y, che abbiamo questo verso lato positivo, anche questo verso lato positivo, sono lunghi nello stesso modo, quindi hanno la stessa intensità. E questo meno questo, che è il delta, ovviamente va a zero. Ok? Quindi l'ipotesi di urto elastico è quello che abbiamo fatto, cioè la quantità di moto iniziale
in valore assoluto, l'intensità modulo, chiamiamolo come vogliamo, è uguale alla quantità di moto finale e l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Qual è quindi la variazione di quantità di moto tra il prima e il dopo? È solo la parte x, solo quella perpendicolare alla parete, e vale il doppio del valore iniziale, l'abbiamo dimostrato. Un esercizietto per capire un po' come ci si muove in questo mondo di teoria cinetica dei gas. Abbiamo un recipiente di forma cubica, un cubo, che contiene un certo numero di molecole. Si muovono parallelamente a uno degli spigoli, quindi si muovono per così, parallelamente a uno degli spigoli e sbattono destra e sinistra, destra e sinistra. La velocità è stimata in 1,76 per 10 alla 3 metri al secondo. Hanno quindi un'energia cinetica di traslazione che ci viene fornita di 5,18 per 10 alla meno 21 joule. Tra due urti perpendicolari successivi, quindi parte di qua, sbatte e torna di qua, ok? Trascorre un intervallo di tempo di 6,83 per 10 alla 4 secondi. Ci viene chiesto qual è il moto tra due urti successivi e parallelo allo spigolo, come si può calcolare il volume del recipiente. Non è un problema. La velocità è data da spazio, quindi due volte L lo spazio. Tac, tac. Va da destra verso sinistra e da sinistra verso destra. Diviso il tempo, da cui ricaviamo che 2L è uguale a V per T, quindi ricaviamoci L. Abbiamo V, abbiamo T e ricaviamo il volume come lato alla terza. Il teorema dell'impulso, ce lo ricordiamo un attimo, la variazione di quantità di moto è data dal prodotto tra la forza applicata e il tempo di applicazione. Quindi, se vogliamo trovare la forza media tra le pareti, che è una richiesta, la forza media di una molecola, possiamo proprio usare questa formula. Quindi dividiamo e otteniamo quantità di moto diviso il tempo. Sappiamo che la variazione di quantità di moto è due volte quella iniziale, l'abbiamo visto prima, e quindi possiamo ricavarci con questa relazione. Eccola qua, due volte la quantità di moto, 2mv, ci possiamo ricavare delta T, lo conosciamo velocemente, quella che è la forza di applicazione. Guardatevi con calma i calcoli, stoppando, mettendo in pausa, eccola qua. Stessa cosa, la variazione di quantità di moto, cioè due volte Px, lo possiamo ricavare sempre utilizzando l'energia cinetica media che ci era stata fornita nei calcoli. Ricordiamo che questa è l'energia cinetica media. Nel nostro esercizio avevamo questo dato, non ce lo dimentichiamo, è un dato che abbiamo. E da qui, usando sempre questa parte che ho evidenziato in verde, che è praticamente il doppio dell'energia cinetica media, otteniamo il valore che ci viene richiesto. Ripeto, guardatevi con calma i calcoli, stoppando, mettendo in pausa il video, è tutto molto più semplice. Buona giornata.